Ciao, buongiorno, Alessio Cocchi, pianetaempoli.it, benvenuto ad Empoli. Mi spiace tanto che non ci sia nessuno della società, perché secondo me andava fatto i complimenti per un'operazione straordinaria che hanno fatto per portarti qua ad Empoli. Un'operazione importante, io credo la più onerosa dell'Empoli in Serie B. Arrivi qua con tante aspettative, è il sogno di mercato dei tifosi e della società, quindi immagino che un po' di responsabilità addosso tu ce le abbia, ma forse più di tutto il sogno di raggiungere quella categoria che ancora non ti ha visto protagonista, ovvero la Serie A. Beh, sicuramente devo ringraziare la società, appunto, perché ha investito su di me e crede molto in me, e quindi questa è stata una delle principali motivazioni del mio arrivo a Empoli, perché appunto la società mi ha voluto fortemente. Io sono veramente felice di essere arrivato qui, perché credo che l'Empoli sia una società veramente, veramente importante, e quindi a livello personale aver l'opportunità di giocare per l'Empoli è un motivo di orgoglio. Tommaso Cagnignani, la Nazione, Radio Lady, senti, io non ci giro tanto intorno, tu avevi anche la possibilità di andare in Serie A, però hai scelto di rimanere qui dopo una stagione in cui hai fatto comunque tanti gol, è stato un grande protagonista. Scendo un po' più nel dettaglio, cosa ti ha spinto non tanto a venire qui, perché hai già risposto, ma a rimandare l'appuntamento con la massima categoria? Ma ripeto, la scelta è stata fatta in base alla volontà della società che mi ha mostrato di portarmi qui, e quindi io non potevo non accettare, anche perché, ripeto, nel momento in cui è arrivata la chiamata dell'Empoli, il mio pensiero è stato veramente diretto a venire qua. Infatti poi, quando l'operazione è andata avanti ed era in fase conclusiva, ero sempre più convinto che questa era la destinazione giusta per me. Ciao, Alessio Tirreno. Arrivi anche in una società, in una realtà che, insomma, ultimamente da attaccanti forti ne ha visti tanti. Cioè, praticamente prendi il posto di Capuso, che era stato il grande investimento per la Serie B vinta 2 anni fa. Non so, in casi come questo si sente la responsabilità o è soprattutto uno stimolo? Ma credo debba essere uno stimolo, ma quello che più conta è che io sono qua per fare il bene dell'Empoli, e quindi farò di tutto, mi metterò a disposizione dal primo giorno, come è stato, per cercare di ottenere quello che è il massimo e quelle che saranno le richieste. Andrea Castroverti, Radio Bruno, ti chiedo, tra la tua esperienza anche in Serie B, anche se è presto, perché comunque la società sta lavorando per costruire la squadra, il campionato, la partita, eccetera, eccetera, cosa servirà all'Empoli per poter essere protagonista nella prossima stagione? La Serie B lo sappiamo tutti che è un campionato difficilissimo. Quello che penso io è che, se si pensa che siccome siamo l'Empoli e la società sta facendo grossi sforzi per allestire una grande squadra, sarà tutto facile, commettiamo veramente un grande errore, perché la categoria è veramente complicata, e credo che noi ci dobbiamo costruire il nostro percorso veramente settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, per cercare poi di ottenere il massimo. Giacomo Cioni, Gazzetta dello Sport e Ansa. Liuzzi ha detto che sei il successore di Caputo, ma qui a Empoli ci sono stati tanti grandi attaccanti dalla Serie B alla Serie A e poi hanno fatto ulteriori passi. Qual è nel passato quello che conosci meglio, e poi l'idolo, il tuo idolo oppure il giocatore di riferimento per te? Ma sì, Empoli per tradizione sono passati veramente, veramente grandi attaccanti, e ripeto, il fatto che la società abbia pensato a me per il futuro mi rende orgoglioso, perché il mio è stato un po' un percorso particolare. Sono partito dal basso, e ricevere l'opportunità di giocare a Empoli, ripeto, è una grande soddisfazione. Per quanto riguarda gli attaccanti che,
che guardo, ma ce ne sono veramente tanti, non ne ho uno di riferimento. Mi piace studiare, quindi sono uno che osserva molto e per cercare di apprendere il più possibile anche dagli altri. Senti, Empoli 2 anni fa in Serie B ha fatto numeri straordinari, strepitosi. Tu lo scorso anno in B hai fatto numeri straordinari. Ti chiedo quanto è difficile ripetersi, anche se la speranza chiaramente è quella, e cosa ti è arrivato fin qua di Empoli da spettatore esterno? Non so se magari hai parlato con qualcuno, hai avuto Brugman come compagno a Pescara? Sì, ho avuto lui che mi ha sempre parlato benissimo di questa società e io in questi pochi giorni ho avuto la conferma di una società veramente, veramente sana, veramente organizzata, che fa calcio in maniera importante, e lo dimostrano poi i fatti, i numeri. È chiaro che io vengo qui per cercare un ulteriore miglioramento mio, perché Empoli credo sia un ulteriore step di miglioramento per me, e quindi sono pronto, sono carico per questa nuova avventura. Senti, che tipo di attaccante sei? Insomma, anche se poi i gol parlano da soli, però vedendo, insomma, anche leggendo un po' in giro, ti definiscono come attaccante completo, insomma, in grado di fare anche volendo la seconda punta, l'attaccante esterno. Come ti piace essere descritto, come ti senti? Ma io l'attaccante centrale l'ho fatto quest'anno a Pescara, perché nelle altre stagioni ho giocato prevalentemente come esterno d'attacco o come seconda punta, quindi sono un giocatore che piace muoversi molto per tutto il reparto offensivo senza dare punti di riferimento. Credo che i gol siano stati la conseguenza delle mie prestazioni, quindi io voglio prima di tutto ripartire da lì, ripartire da prestazioni importanti che poi possono portare ai gol. Senti, invece per un attaccante, per un allenatore che sta un attaccante importante, fa differenza, è un altro motivo di ispirazione, cioè, se pensi che ti possa migliorare? Beh, sicuramente cercherò magari anche di rubare qualcosa da lui, perché è stato un grande attaccante, quindi per un attaccante è un motivo in più di stimolo e per migliorarsi. Una domanda che magari è un po' difficile, ma visto che eri in orbita Juve, hai mai pensato di poter dire un giorno, forse scalo anche quegli due o tre scalini e riesco ad arrivarci? Sinceramente no, perché credo che la Juve sia veramente uno step quasi inarrivabile, soprattutto per un ragazzo che ha fatto un percorso veramente partendo dal basso, quindi sa quanto è difficile migliorare, fare un gradino dopo l'altro, quindi sono sempre stato abbastanza obiettivo da questo punto di vista, l'ho sempre vista come un motivo di uno stimolo per cercare appunto di far meglio, ma mai come un obiettivo. A posto? Ultimo. Vedo che rimarchi spesso questo fatto di essere partito dal basso, ce la racconti un po' questa carriera? Sì. No, non tutta, no, anche perché per quello che ripete gli amanti. No, cioè, come l'hai vissuta te proprio? Sì, perché comunque ho passato anche momenti molto, molto difficili in passato e credo che questi siano una forza in più che ho dentro, per cercare di affrontare quelle che poi potranno essere difficoltà, perché mi sono ritrovato più di una volta svincolato, sono ripartito a 18 anni, sono partito a 18 anni in Serie D, quindi diciamo che ho fatto veramente di tutto per ritagliarmi uno spazio e quello che più conta è quello che cercherò di farlo ancora da qui in avanti.